Bene, Slow Wine 2021 di nuovo in Alto Piemonte. Questa volta veramente in Alto Piemonte, perché ci troviamo nell'area vitivinicola probabilmente più nordica della regione piemontese. Siamo in compagnia delle Cantine Garrone e rappresentata da Matteo Garrone, homo anime factotum dell'azienda. Ciao Matteo, come stai? Ciao Fabrizio, tutto bene? Un po' inusuale vederti qui anziché in cantina, però insomma i tempi sono questi, ci adeguiamo. Tutto Assolutamente. bene? Tutto Anche a me bene? spiace, anche a me spiace non essere potuto salire su nella bellissima cantina che avete, oltretutto non solo bella come cantina, ma proprio bello il posto delle Valli Ossolane, perché voi siete ben come cantina siete ben oltre Domodossola. Ma queste cose le faccio dire a te. Ci racconteresti come nasce Cantina Garrone, come nasce il vostro progetto di riportare in vita, se mi permetti, quella che era la viticoltura delle Valli Ossolane? Sì, te la racconto volentieri. Allora, dunque, noi siamo Garrone, originari del Basso Piemonte, eravamo vignaioli nella zona del Monferrato a inizio Novecento. Poi, diciamo, i miei avi si sono trasferiti qua in Ossola nella seconda decade del Novecento e ci siamo rimasti fino ad oggi. Quindi io ormai sono la quinta generazione di Garrone Ossolani. E si sono trasferiti in un posto nel quale la viticoltura era antichissima, una tradizione antichissima, che però piano piano si stava ormai abbandonando quasi completamente. Fino a che, diciamo, un'intuizione di mio padre e mio zio, intorno agli anni Ottanta, si è deciso di iniziare a commercializzare quello che era il prodotto familiare. Qui tutti si facevano il vino, se lo facevano in famiglia per l'autoconsumo, c'era un elevato autoconsumo, ma non veniva venduto. E hanno avuto, secondo me, questa intuizione, ma che è stata poi quella di leggere dove stava andando l'interesse del consumatore, ovvero quello della produzione locale. Quindi si è, come hai detto te, riportato quasi in vita la viticoltura. Perché si era arrivati ormai ad avere una quarantina neanche di ettari, partendo da 900 ettari, e si vinificano questi vini locali ossolani. Si è iniziato a vinificare questi vini locali, ormai è diciamo, un lavoro ormai consolidato, no? Anzi, il principale dell'azienda. E vinifichiamo uve che arrivano da 14 ettari. Li raccogliamo da un manipolo di viticoltori, o meglio, questi 14 ettari sono suddivisi in una sessantina di viticoltori. Noi ne lavoriamo direttamente ormai più di tre, abbondantemente tre, abbiamo fatto qualche piccolo impianto nuovo, ma i restanti ettari sono suddivisi tra questi viticoltori, quindi dei micro appezzamenti veri e propri, quindi dei piccolissimi crew, curati come dei giardini di casa e ci offrono la possibilità di avere delle uve di altissimo livello che vinifichiamo. Quindi ormai la produzione nostra si attesta ormai stabilmente sulle 50.000 bottiglie all'anno, quindi le rese delle vigne sono abbastanza basse, però del resto lavoriamo con vigne vecchie prevalentemente. Adesso, per come l'hai raccontata, magari ti faccio una domanda che può sembrare impropria, ma è un po' uno stile di cooperativa, cioè voi avete tutta una serie di conferitori che con le loro micro parcelle danno a voi il vino e voi poi lo unificate, corretto? Da un punto di Allora, vista legale no, però da un punto di vista concettuale. esatto, sì, mi casa abbastanza perché vuol dire che è facciamo un discorso, cioè è molto importante il discorso di comunità, nel senso che c'è una fiducia reciproca e c'è un lavorare insieme. Poi di fatto, come dici te, dal punto di vista legale non lo è perché noi compriamo le uve. Questi piccoli viticoltori, però l'aspetto sociale può essere molto simile a quello di una cooperativa e insomma, a livello territoriale è importante, anche perché se non ci fosse questo discorso, questo tipo di lavoro, tantissimi appezzamenti sarebbero completamente abbandonati perché economicamente non sostenibili da parte del viticoltore. E in questo modo riusciamo a valorizzare un patrimonio inestimabile perché comunque i piccoli appezzamenti
con l'età media delle piante di 70-80 anni, con delle punte di 150-200 anni, hanno un valore inestimabile. E la maniera più immediata o comunque più efficace è quella del mantenimento di questa vigna tramite l'acquisto delle uve. Quando è che hanno effettivamente iniziato a vendere il vino e quando è nata effettivamente Cantina Gavona a questo punto? Allora, Cantina Gavona appunto è presente dal 1921 in Ossola, quindi ormai anni. A fine anni 80 si è iniziato questo processo di vinificazione per la vendita. All'inizio erano in pochi quelli che vendevano le uve e poi piano piano è nato anche un rapporto di fiducia. Giustamente all'inizio magari uno può essere anche un po' diffidente, soprattutto qua in Ossola. Insomma, vendere le uve, considerato il fatto che per secoli la propria famiglia se l'è vinificate e si è bevuto il proprio vino, può essere anche un passaggio culturale difficile, comunque importante. Però visto anche, considerato anche i cali di consumo familiare e comunque il legame anche che il viticoltore ha verso queste vigne, quindi estirparle sarebbe stato per tanti sarebbe stato un dolore troppo grande, insomma anche questa cosa qua ha contribuito all'unire le forze e a vendere le uve a noi. Quindi ormai diciamo da 30 anni esiste questo la vendita di vini ossolani. Senti, una curiosità, immagino, io penso soprattutto a delle realtà cooperative magari più legate alla Valle d'Aosta, regione che conosco abbastanza bene, in cui c'è un problema a livello generazionale che si fa fatica a cambiare perché i giovani molto spesso non entrano nella coltivazione. È un problema che soffrite anche voi? Assolutamente, anche perché l'età media dei viticoltori, ahimè, è abbastanza alta. Negli ultimi anni stiamo un po' subentrando, io e mio fratello soprattutto, nella gestione di questi vigneti di chi proprio per una questione anagrafica decide di lasciare. Però è un problema. Negli ultimi anni in realtà qualche nuova energia è subentrata, qualche giovane energia che ha iniziato un po' a mettere le basi per future cantine, future produzioni. Adesso quantitativi diciamo limitati, però qualche nuova realtà sta nascendo. Speriamo sia da sprone a qualche altro giovane, perché insomma, è importante a livello di territorio che ci sia un incremento sia delle cantine che degli ettari vitati. Senti, visto che avete questa formula quantomeno curiosa, mi viene da dire, 14 ettari, com'è la gestione di 14 ettari di vite, di vigna in questo modo? Quindi con 60 diverse teste da mettere d'accordo, mi viene da pensare. Sì, allora è difficile, ma allo stesso tempo quando la passione dei viticoltori è veramente viscerale, io ti assicuro che secondo me in poche altre zone del mondo c'è un legame così forte per la propria vigna. Insomma, il viticoltore stesso vuole fare del proprio meglio. Di conseguenza c'è molto scambio di idee, di pareri, anche a livello tecnico, insomma, soprattutto a livello tecnico. Il problema, forse il momento più difficile, è quello di decidere i momenti delle varie vendemmie. C'è chi vorrebbe lasciarla ancora un po' attaccata, c'è chi vorrebbe staccarla perché magari inizia a essere un po' troppo matura. Quindi ecco, quello lì è un momento fondamentale e importante soprattutto da parte nostra, da parte della cantina, decidere chi far vendemmiare, chi no, e fare opere di convincimento. Però insomma, di solito si trova sempre una quadra, anche perché sia noi che viticoltori lavoriamo per avere il meglio del prodotto, quindi in qualche E modo. invece, per quel che riguarda il discorso dei trattamenti, voi in quanto acquirenti in qualche modo
imponete un certo tipo di gestione del vigneto o non ce n'è bisogno? Allora, l'imposizione non c'è. Allora, c'è un agronomo innanzitutto che segue tutti i nostri viticoltori, che sono tutti associati in, una, in un'associazione appunto, che è l'Associazione Produttori Agricoli Ossolani. Tutti hanno dunque a disposizione un agronomo che io affianco personalmente, quindi durante tutto l'anno sono seguiti. I trattamenti, ci sono diciamo diverse sensibilità, c'è chi tratta a livello di lotta integrata, chi lo fa in lotta biologica, vabbè, non esiste completamente il diserbo qui, quindi da quel punto di vista lì sono tutti d'accordo. E poi la questione principale è che fare i trattamenti qui in Ossola, quando sotto le pergole, che noi chiamiamo toppie, comunque sui terrazzamenti, è sempre un grande impegno, un grande lavoro. Di conseguenza tutti cercano di lavorare al meglio per limitare al massimo quello che è la fatica, come credo sia normale che sia. Quindi insomma non si... Io non mi capita mai di vedere di strani eccessi o forzature particolari in vigna. Spesso, quasi completamente, le concimazioni sono tutte naturali, organiche, perché comunque ancora c'è un po' di allevamento di vacche, quindi abbiamo disponibilità, almeno quello può essere un vantaggio, di lavorare in piccole zone, di poter concimare ancora naturalmente. E noi, insomma, noi come cantine e come agronomo diamo delle direttive che sono il meno interventiste possibili. Ecco. Okay. Io prima di farti la domanda ho dato per scontato, perché oramai sono un po' abituato a vedere la viticoltura ossolana, che è a tutti gli effetti una viticoltura eroica. Tu hai parlato di pergola. Ce la potresti inquadrare un po' velocemente il tipo di viticoltura che abbiamo nella vallata ossolana? Allora, la forma di allevamento tradizionale è la toppia o pergola, in ossolano è toppia. È appunto una pergola che segue la pendenza del pendio. Il sostegno principale è la colonia in sasso, cioè la colonna in sasso, che è una scheggia unica, un pezzo unico che arriva dalle cave che sono vicine agli appezzamenti, ai vigneti. Questi sono diciamo, gli impianti tradizionali. E, per quanto riguarda diciamo, le piante più vecchie, sono praticamente tutte allevate a toppia. Gli impianti moderni, nuovi, vengono fatti a guglio classico. La dimensione media dei nostri appezzamenti è 2000 metri quadri, 0,2 ettari. Diciamo il vigneto più grosso che abbiamo è di un ettaro. E quindi diciamo che uno dei problemi principali della nostra viticoltura, come in genere credo in tutte le viticolture di montagna, è quello del frazionamento della proprietà, che però insomma è anche una delizia dal punto di vista capire le differenze che possono derivare dai diversi tipi di suolo, dai diversi tipi di esposizione, di clima, quindi anche per un discorso futuro poi che abbiamo già iniziato tra l'altro con il 10 Brente, di produzione legata al singolo cru, è sicuramente potrà essere sicuramente un vantaggio questa frammentazione. Visto che adesso hai citato diversi terreni, qual è mediamente la composizione dei terreni delle valli ossolane? Allora, c'è parecchio scheletro, quindi parecchia roccia, parecchia pietra, che varia anche a seconda della madre roccia che attraversa quel punto, nel senso che ci sono terreni nella quale magari ci sono un po' più di calcescisti, quindi un pochino più calcarei, altri che lo sono di meno. Tendenzialmente sono terreni sì acidi, ma non così acidi come magari si possa pensare, nel senso che il pH è difficile trovarlo sotto i 6, quindi non c'è questa acidità dei terreni così marcata, e ho trovato delle punte di terreni, di pH, di terreni che arrivavano a 7, quindi c'è anche una presenza
per così dire, carbonatica, calcarea. Poi è molto interessante in Ossola quando ti guardi in giro, vedi affioramenti di roccia, ce ne sono tantissimi tipi, vedi delle cave, ci sono delle cave di marmo, delle cave di sierizzo, granito, quindi ti fai anche un po' un'idea del terreno che c'è sotto. Comunque, ecco, tendenzialmente hanno molto scheletro, quindi molto drenanti, e sono abbastanza ricchi però di sostanza organica, anche perché per anni, poi nel passato, si concimava parecchio usando il letame, quindi abbiamo questi terreni parecchio vivi, ecco, parecchio vivi, che comunque aiutano spesso la toppia, che ha bisogno comunque di una parecchia energia per svilupparsi, a trovare il giusto equilibrio, diciamo, vegeto produttivo. Senti, prima di passare al discorso invece di cantine, volevo farti una domanda legata ancora alla vigna. È indubbio che negli ultimi 15-20 anni stiamo assistendo a un radicale cambiamento dal punto di vista climatico, è un oggetto di contendere e via dicendo. Tutto ciò ha avuto qualche effetto anche sulla vostra viticoltura, su quella che è la cultura vitivinicola delle Valli Ossolane? Allora, sì, ha avuto, ma soprattutto ti dico, già da quando ho iniziato a seguire io in cantina, mi sono, quindi diciamo circa 5 anni, mi sono accorto che già solo in questi 5 anni c'è stato un cambiamento. Allora, per farti un esempio, quest'anno le prime fioriture ci sono state nei primi 10 giorni di maggio. Storicamente le fioriture qua dei nebbioli erano nei primi 10 giorni di giugno. Quindi, insomma, abbiamo degli anticipi di maturazione che per ora sono abbastanza contenuti, nel senso che arriviamo comunque a vendemmiare i nebbioli, parlo, diciamo nei primi giorni di ottobre. Chiaramente, secondo me, questo cambiamento climatico dà dei vini un pochino più, diciamo, pronti prima anche per quanto riguarda i vini ossolani. Io continuo a reputare importante le settimane di ottobre per la piena espressione dei nostri nebbioli, quindi continuo a preferire annate tendenzialmente un poco più fredde, asciutte ma fredde. Forse per, diciamo, per il mercato, per farci conoscere, questo cambiamento climatico negli ultimi 10-15 anni ci ha anche aiutato. Insomma, avendo dei vini un pochino più smussati, siamo riusciti a comunque farci conoscere, e avere dei vini comunque apprezzati, devo dire. E vediamo, speriamo che non diventi un trend, anche se forse ormai è troppo tardi, però insomma vediamo. Vediamo. Senti, mi è venuta in mente un'ultima domanda. Tu hai parlato di Nebbiolo come il principe delle Valli Ossolane. Quali sono gli altri vitigni diffusi nelle valli? Allora, c'è la Croatina, che era il classico accompagnamento del Nebbiolo nelle vinificazioni, qua ossolane, diciamo, familiari. Non a caso tantissimi impianti sono misti, nel senso che ci sono 80 piante di Nebbiolo e 20 piante di Croatina, e si raccoglieva tutta insieme. Anche la vinificazione, poi ne parleremo, di un nostro vino, non vengono fatti dei blend vinificati separatamente, Nebbiolo e Croatina, e poi mischiati, ma si fanno degli uvaggi direttamente in vasca. Quindi c'è questa Croatina mai vinificata separatamente, diciamo 100% Croatina, ma sempre utilizzata per tagliare il Nebbiolo. Poi c'è il Merlot. Il Merlot è l'unico vitigno rosso internazionale che abbiamo. La motivazione è data dalla vicinanza con la Svizzera. Qui siamo comunque vicino al confine ticinese, di là è tutto, praticamente tutto Merlot. C'è stata un po' di influenza culturale nei decenni scorsi, e comunque abbiamo degli impianti di Merlot
tra i 30 anni, quindi che è nel fiore dei loro anni, e producono un, secondo me, un buon rosso. Dopodiché di rossi, beh, poi per dire, c'è qualche impianto con dentro qualche barbera, oppure qualche pianta di cabernet, però poca roba. E sono stati più degli esperimenti, soprattutto mai fatti negli anni 90, quando, diciamo, concomitanza della rinascita della viticoltura solana, c'è stata un po' di sperimentazione. E poi l'altro, l'unico bianco praticamente che c'è presente realmente è lo Chardonnay. Lo Chardonnay che noi vinifichiamo in purezza. Ok. Una cosa che l'anno scorso e due anni fa, tutti gli anni ti faccio la stessa domanda, me ne rendo conto. Qual è l'altitudine media delle vigne, delle valli ossolane? Perché si pensa a viticoltori di montagna, ma la tua risposta mi spiazza sempre. Sì, perché se ci attestiamo sui 400-450, è difficile salire più di tanto, eh? Anzi, c'è anche qualche vigna un po' più in basso. Sono proprio, diciamo, l'inizio del pendio che da Domodossola sale verso la montagna. Ma in un attimo, scusa se ti interrompo, ma anche in passato, quando parlavi, prima hai parlato di 900 ettari, giusto? Sì, sì, sì. Dove erano? Cioè, immagino che ci fosse anche uno sviluppo in verticale. Sì, la stragrande maggioranza comunque era su queste altitudini qua. Però c'era anche uno sviluppo un pochino più in verticale, ma ti assicuro non tanto. Si arrivava sui 600 metri. Quindi non si andava mai più, non si andava mai. Ti dico, poi negli ultimi, cosa è successo? Quando, col problema della fillossera, che sono stati impiantati poi, diciamo, gli ibridi, i produttori diretti, le viti americane, lì in quel momento lì si è andato un po' più in alto anche. Se magari nei paesini delle valli si piantava questo tipo di piante. Però, diciamo, tradizionalmente la fascia coltivata a vite era quella lì che ti dicevo, cioè dai 400 si arrivava sui 600 in alcuni punti, cioè la stragrande maggioranza è lì. Ok, allora facciamo un passo indietro, in realtà in avanti, e andiamo invece a parlare di quello che succede in cantina. Quindi la famiglia Gavone ha i suoi, chiamiamoli, 60 o quasi 60 conferitori, acquista le sue uve, e a quel punto cosa succede? Allora, a quel punto vinifichiamo, facciamo, come ti dicevo prima, si cerca di dividere un po' le raccolte, i tempi di vendemmia, a seconda poi di quelli che sono gli obiettivi enologici. Tutte le uve arrivano in cantina, vengono vinificate da noi, in questo caso io sono l'enologo, insieme a mio padre. Succede questo, allora, usiamo per la stragrande maggioranza lieviti selezionati, facciamo una vinificazione, parliamo dei rossi principalmente, che sono poi il cuore della produzione, con una vinificazione tradizionale ossolana, quindi una macerazione non lunghissima, quindi ci attestiamo con un massimo di 14 giorni, poi a seconda dell'annata si può variare. E dopodiché con non fogliamo mai, facciamo solo rimontaggi. E dopo questi 10-14 giorni c'è una sfinatura, una pressatura, dopodiché rimangono per fino alla primavera successiva, rimangono in acciaio. La manolattica non è svolta naturalmente. Di solito, ecco, cambiamento climatico negli ultimi anni sta favorendo le malolattiche subito dopo la fermentazione alcolica. Nel passato, mi diceva mio padre, praticamente non accadeva mai, poi mai. E diciamo, la malolattica adesso la fa o subito dopo la fermentazione, se non la fa in primavera, momento nel quale i vini vanno in botte. Questo è un po' il processo produttivo nostro, è abbastanza semplice, nel senso. Toglimi una curiosità. Avendo così tanti conferitori, o comunque così tanti luoghi da cui arriva l'uva, riuscite a fare delle vendemmie uniformi, o siete costretti a fare diverse vendemmie e anche diverse prestature?
Sì, facciamo diverse vendemmie, diverse pressature. Vendemmia abbastanza lunga, qua dura un mese praticamente, a volte anche di più. Quindi sì, facciamo diverse fermentazioni, diverse pressature. Chiaramente ormai sono anni e anni che lo facciamo, quindi siamo abbastanza rodati su questo aspetto, tendenzialmente non è mai un problema. Sappiamo dove sono le zone dove matura prima, dove bisogna raccogliere, non si può lasciare di più, altrimenti iniziano a subentrare problemi di marciume. Insomma, siamo su quello, è un aspetto che non ci preoccupa. Il vantaggio di questo aspetto, secondo me, per nostra convinzione, è che queste diverse altitudini, esposizioni, matrici del suolo, sono poi diciamo, vanno a esaltare quelle che sono le sfumature dei vini. Io ho la convinzione comunque tanta complessità venga data anche dalle diverse provenienze, dalle piccole diversità che arrivano dai vigneti. Di conseguenza questo è un aspetto che ci portiamo a casa e ci costa certo fatica, però va un po' a esaltare il nostro vino. Prima, così molto velocemente, hai detto abbiamo iniziato anche a fare delle vinificazioni di cru, chiamiamoli così, o comunque di parcelle che secondo voi evidentemente sono particolarmente vocate. Attendere, vorrete fare una parcellizzazione sempre maggiore o no? Allora, ne abbiamo in cantiere un paio. Ne abbiamo in cantiere un paio. E vedremo, insomma, allora la tendenza è quella lì, però ecco, senza non dico senza esagerare, nel senso, dove ha senso farlo? Ecco, bisogna farlo con una convinzione, ma che è una convinzione che sia anche reale. Stare a dividere le 60 vigne che poi effettivamente non hanno differenza nel suolo e di esposizione, però diventa una forzatura. Però dove ha senso farlo e dove anche la qualità è significativamente alta, allora perché no? Ok. Senti, prima di passare alla degustazione, hai citato tuo fratello e tuo papà. Dal punto di vista aziendale, come siete organizzati? Molto velocemente. Allora, c'è anche mio zio. Allora, durante la vendemmia, quando insomma, c'è tanto da fare, tutti in vigna in cantina, assolutamente. Poi, principalmente, io sono enologo, sto in cantina insieme a mio padre. Mio fratello si occupa principalmente della vigna e anche dell'aspetto commerciale, e invece focalizzato 100% sull'aspetto commerciale è mio zio. E così. Questa è l'organizzazione. Poi, insomma, essendo famiglia, quando c'è da lavorare, uno si sforza e va a coprire i buchi e va dove c'è bisogno. Però tendenzialmente è quella la divisione. Adesso siamo, mio fratello è molto, molto centrato sulla gestione della vigna. Quando ha bisogno, vado anch'io e viceversa con la cantina. Giusto per chi non vi conosce, voi oltre ad essere viticoltori avete continuato a essere anche venditori di vino o vi siete completamente dedicati alla produzione? No, abbiamo continuato anche il lato commerciale. In realtà abbiamo anche proprio una, per dire, in Domodossola abbiamo anche un'enoteca che fa anche la piccola distribuzione, quindi c'è un aspetto commerciale parecchio radicato nella nostra famiglia. Come ti dicevo, se ne occupa in gran parte mio zio. E quindi sì, assolutamente rimane questo aspetto commerciale dell'azienda. Ormai sono due rami molto, molto, cioè con due identità ben separate, però insomma tutte sotto il cappello dei Garrone. Ok. Passiamo alla degustazione e passiamo subito dalla Mosca Bianca, ossia dal vino bianco, l'unico della vostra produzione, che è la Gera 2019. Hai la bottiglia lì vicino e ce la faresti vedere cortesemente? Allora,
Te la faccio vedere. Si vede, spero. No, sì, ok, così sì, perché prima ero in pieno luce, ok? Va bene. Allora, quindi la Gera, Vaglio Solane Bianche 2000, sì, Vaglio Solane Bianco 2019. Per Chardonnay dire, la 100%? Sì, esatto. La Gera è il nome di una zona, ecco, che è a Oia, di Crevola d'Osso, là vicino alla cantina dove tu vieni, quando vieni a trovarci. Chardonnay in purezza. Fa un brevissimo passaggio in legno subito dopo la fermentazione, e è un 2019, questo avevo detto, e dopodiché finisce in bottiglia. Quindi è un vino che è stato in questo qua, è stato in legno per circa 3 mesi, dopodiché è stato imbottigliato. Annata 2019, cosa, com'è stata per lo Chardonnay? Limitiamoci a parlare solo per lo Chardonnay. Allora, è stato uno Chardonnay molto precoce, nel senso che abbiamo vendemmiato nelle prime 2 settimane di settembre, comunque abbiamo finito, eravamo sicuramente vinificato. È stata abbastanza facile. Come è andata via in maniera molto molto regolare, non ha dato problemi né di malattie né di, diciamo, anticipi di germogliamento che poi si beccano la gelata, quindi è stata una bella annata. Ha fatto per fortuna sempre, diciamo, le ultime 4 settimane non eccessivamente caldo, quindi sono mantenuti tanto gli aromi, non abbiamo raggiunto gradazioni stratosferiche assolutamente. Questo è un vino da 12 gradi e mezzo comunque. E a me, devo dirti che piace. L'anno scorso, se non sbaglio, tu mi avevi detto che c'era la Gera che era super affilata e salata quasi. Non so come la trovi. Quest'anno io la trovo già un po' più pronta, ecco. Te lo dico onestamente, l'opposto. Giocata su un frutto maturo, quasi dolce, adesso esasperi i termini, però penso che tu capisca cosa intendo dire, che va a coprire invece quello che era il mio ricordo dell'acidità e della sapidità che esprimeva il 2018. Quindi questo è molto più rotondo, meno affilato, se vogliamo fare il paragone con il vino dell'anno scorso. No, anche a me. E ti dico, mi gusta abbastanza, anche perché non è che, cioè, è proprio un frutto dell'annata questo frutto, ecco. Io ricordo la 2018 che invece è stata fredda, fredda, sempre fredda, ed è uscito quel bianco lì, che comunque a me piaceva ed è molto... Quando credi nel territorio e in un tipo di vinificazione, poi devi accettare anche il fatto che le annate siano diverse. Se mi mettessi a fare, se dal 2019 tirassi fuori lo stesso bianco del 2018, cioè, ci sarebbe qualcosa che non va. Ma per fortuna che cambia in base all'annata, a quello che è l'andamento climatico, e via dicendo, salvo ovviamente poi che voi in cantina, cosa che non mi risulta da come l'hai raccontato, abbiate fatto delle modifiche pazzesche nella lavorazione del vino. Ma non è stato questo il caso, qua è l'annata che parla. Esatto, sì sì. Quindi, insomma, questa produzione, come ti dicevo, abbastanza limitata, perché siamo sempre sulle 1500 bottiglie. E qui il bianco se ne è sempre fatto poco, tendenzialmente. Un po' si faceva macerato quando si faceva, e tra l'altro noi facciamo anche un vino macerato, ma non t'ho mandato. E non me l'hai mai fatto assaggiare neanche. Non l'hai fatto assaggiare. Ma lì è una produzione ancora più limitata, praticamente finisce tutto qua nei ristoranti. Però un giorno, quando torni, te lo faccio assaggiare. Ma sempre base Chardonnay? Sì. Però c'è dentro anche un po' di qualche vitigno autoctono che
probabilmente non possiamo mettere, però non facciamo, non far vedere questa parte dell'intervista. Ok, va bene. Scherzo, vai, passiamo. Passiamo al secondo vino, allora. Allora, invece adesso partiamo con la batteria dei rossi. E partiamo con il Tarlac 2018 Vaglio Solane Rosso. Andiamo di Munalos, dai. Che, anzi no, bravo, facciamo così, facciamo il Tarlac, che almeno facciamo il Merlot, okay, e poi andiamo. Allora, quindi il Tarlac hai già svelato che è un Merlot. Esatto. Merlot, come ti dicevo prima, per tutti i motivi... Scusa, in base al disciplinare non si può mettere il nome del vitigno? No, si può assolutamente. Ah. Quindi in questo caso avresti potuto chiamarlo Vaglio Solane Merlot? Sì. Sì, come sì, mai l'hai fatto, curiosità? L'ho fatto perché per legarlo... Dovremmo chiedere a mio padre perché non l'ha fatto, però secondo me ha più valore rafforzare il concetto territoriale. Tarlac è una parola ossolana e significa che è un goccio, quindi insomma va anche di identificare il fatto che di Tarlac, di Merlot, non se ne faccia tantissimo, ma se ne fa un goccio, un Tarlac. E poi per motivi anche, diciamo, commerciali, dire Vaglio Solane, Rosso, Merlot, Tarlac era un po' ridondante. Non so se volevi andare a parare sul fatto che il Merlot sia demodé e che quindi... No, era proprio una curiosità del come mai non scegliere di mettere il vitigno, tutto qua, no. No, probabilmente, ma sai, se mettessi il vitigno sarebbe non so, anche più facile forse identificare, venderlo, spiegarlo, però noi abbiamo fatto questa scelta qui di non mettere il vitigno, non l'abbiamo messo neanche sulla gera, che è Chardonnay, e quindi insomma... Identificare i vostri vini con la denominazione Vaglio Solane al 100%. Esatto, quindi il nostro vino deve essere il TAC, Vaglio Solane. Che poi sia un Merlot, uno Chardonnay, un Nebbiolo, un Blend, questo poi lo si scopre strada facendo. Esattamente. Ok, allora raccontaci un po' il Tarlac, che hai detto vuol dire un goccio? Sì, un Tarlac. Okay. Vuol dire un goccio. Allora, Merlot in purezza, questo fa 10 giorni di macerazione, vendemmia alla fine di settembre, difficile che andiamo a ottobre con il Merlot. Macerazione per 10 giorni, di solito questo fa subito la malolattica perché ha un pH un po' tendenzialmente più alto, un po' meno acido, quindi la malolattica è favorita, e dire subito in svinatura va in botte da 20 ettolitri, quindi botte da 2000 litri per un anno, lì dentro fa la malolattica e dopodiché dopo un anno finisce in bottiglia. Quindi questo è un 2018, Com'è stato il 2018 per voi? Bravo, allora, questa è la bottiglia, Tarlac, che infatti c'è una goccia stilizzata. Allora, il 2018, come ti dicevo, è stata un'annata un po' più complicata sotto tutti i punti di vista. Ha fatto veramente un settembre, un ottobre freddi. Siamo andati tardi con le vendemmie e anche in cantina, appunto, banalmente, con le temperature fredde facevano un po' più fatica a partire le fermentazioni. È stata un'annata da gestire. Ha dato dei vini esili, parecchio esili, e questa è una caratteristica che a me piace nei nostri vini. Come ti ricollegandoci prima alla gera, era la 2018, quindi un po' più dritta, un po' più verticale, un po' più affilata. È una caratteristica che secondo me si vede un po' in tutti i nostri vini del 2018. Inizialmente questo Tarlac, se ripensi alla 2017, è un Tarlac, è un Merlot diverso. È un Merlot un pochino più verticale, un pochino più magro, un pochino meno piacione. E questo è. Dimmi tu. Mi hai tolto le parole di bocca, stavo per dire anch'io, meno piacione, meno carnoso rispetto al 2017,
più dritto, sì. Anche se comunque la nota acida sapida è mediata, è ancora mediata. L'unica cosa che personalmente non mi fa impazzire è questo legno ancora un po' evidente al naso. Questa è una mia nota personale. Però sì, sono d'accordo assolutamente con la tua analisi. È un vino meno ciccione, più forse un briciolino più elegante rispetto a quello dell'annata precedente. Sì, anche secondo me. Ok. Proseguiamo velocemente con la batteria. Il vino successivo, che qua invece non è un Vaglio Solane, ma un vino rosso. Il Munalos, pronuncia giusta? Munalos, sì. Ok, che è legata però alla vendemmia 2018, se non ricordo male, vero? Sì. Ecco, nel Munalos hai proprio l'idea di com'è l'annata nei nostri vini. Quando, cioè, per farti un'idea di com'è andata un'annata in ossola, devi berti il Munalos. Ok, il Munalos sarebbe? Allora, uvaggio di Nebbiolo, Croatina e un pochino di Barbera. Qui siamo intorno a varia seconda dell'annata. Nel 2018 era tanto Nebbiolo, siamo sopra il 70%, un 25% di Croatina e un 5% di Barbera. Quindi si raccolgono le uve da tantissimi appezzamenti. Età delle vigne qua va da praticamente dai 5 anni ai 150. Quindi c'è un range ampissimo. E viene vinificato questo, accodato con le bucce per 8-9 giorni, nel 2018 è stato così, svinato e lasciato per un anno in acciaio. Quindi questo vino non vede legno? No. Come mai, questa è sempre la mia curiosità, hai preferito assaggiare prima il Tallata e poi il Munalos? Ma così diamo un senso alla, diciamo, all'escalation, chiamiamolo così, di Nebbiolo. Partiamo dal Nebbiolo, questo io lo considero un Nebbiolo praticamente, da un Nebbiolo giovane d'entrata, non invecchiato in legno, e poi andiamo a vedere, a fare il focus sui Nebbioli che arrivano anche da zone più limitate, perché questo qua comunque c'è la raccolta veramente da parti, dalla sponda destra, sponda sinistra del fiume, cosa che non succede per gli altri. Qui c'è vedete tutta l'ossola qua dentro. Questo è il tipico blend. Esatto. Ok. Tipico blend che al naso ha una vena un po' selvatichina, mi viene da dire, ma per nulla fastidiosa. In bocca, sì, anche in base a quelli che sono i ricordi degli anni passati, sottile. Sì, sì. Un vino che mi sto pentendo di non aver messo un briciolino in frigo, perché probabilmente se hai vinto un pochettino più fresco degli altri non gli avrebbe fatto male, anzi ne avrebbe guadagnato. Sì. Io tendenzialmente questo me lo bevo sui 18 gradi, così 17. Io, i nostri vini li bevo tutti un grado in meno, ecco, tanto in un attimo il bicchiere si scaldano. E poi hanno un giusto grado d'apprezzamento a temperatura un filino più bassa. Sì, come dicevo, come detto, questo 2018 ha proprio questa caratteristica di dare vini esili. E allora, tra l'altro, questo vino qua, il Munalos, non ha fatto la malolattica. Quindi Nebbiolo, così com'è, nudo e crudo. Nudo e crudo, Nebbiolo, non ha fatto la malolattica, non gliel'abbiamo fatta fare, non l'abbiamo forzato perché tanto ci sembrava equilibrato e andava bene così. Quindi è nudo crudo, veramente. Un vino gastronomico, un vino che secondo me si rende al meglio a tavola questo. Nella sua semplicità, ecco. Quando la semplicità non è un difetto. Ecco, bravo, Munalos, vino rosso. Ok, perfetto. A questo punto andiamo avanti per dare la continuità sui Nebbioli, andiamo a un vino che ha il tuo nome.
Sì, esatto. Il Cadmattè Valdi Ossolane Rosso 2017. Esatto. Al mio nome, ma anche quello, soprattutto quello del mio trisnonno, okay. E forse più il suo del mio. E qui appunto siamo sempre sui nebbioli. È un nebbiolo all'85%, con il restante 15% di croatina. Quindi è quel taglio famoso che ti dicevo precedentemente. È un taglio classico, la croatina tendenzialmente dà un pochino più di spezia, gli dà un pochino più di spalla. Poi quando al momento della vendemmia ha sempre qualche mezzo grado in più alcol, no? È un pochino più matura, tendenzialmente più matura, quasi surmatura rispetto al nebbiolo. Poi non ha una surmaturazione perché non esistono note surmature in ostola praticamente. Però il concetto è quello, veniva, dava un pochino più di colore. Com'è stata l'annata 2017? Perché mediamente in Alto Piemonte e Valle d'Aosta è stata un'annata tragica. No, direi di no qua, anzi, è stata tragica a livello di temperature, intendi? Io ti parlo soprattutto di Valle d'Aosta, ma anche in parte dell'Alto Piemonte. A fine aprile c'è stata una mega gelata e poi è stata un'annata molto asciutta, molto calda, e quindi quella poca uva si è concentrata di brutto. Allora, c'è stato, problemi di gelata li abbiamo avuti anche noi. Non tantissimi, devo dire, perché, per due motivi. Uno, perché abbiamo la toppia, la pergola, quindi più lontano dal suolo, meno rischi di gelate hai. C'è stata proprio questa differenza interessante, abbiamo notato. Nei vigneti a Guyot c'è stata una perdita maggiore, di fianco c'erano le pergole, quindi magari solo 1,5 metri più in alto non c'è stata perdita. L'estate è stata sì calda, però è stata spesso, cioè spesso il giusto rinfrescata comunque da qualche temporale che ha dato l'apporto idrico adeguato. Quindi noi particolari problemi di stress idrico non ce l'abbiamo avuti, ma neanche di concentrazione, devo dire, perché comunque le piante che erano produttive avevano su uva la giusta quantità di uva, non era un'annata particolarmente produttiva, ma non è che c'è stata una perdita di quantità dovuta alle gelate. Cioè, dove ha gelato non si è prodotto niente, dove non ha gelato si è prodotta la giusta quantità di uva. Quindi abbiamo avuto un'annata un pochino più precoce, devo dire sì, rispetto alle altre, però non abbiamo avuto iperconcentrazioni. Magari tu mi dai conferma o smentita assaggiando No, il. no, sicuramente concentrazione esasperata, no, ma rispetto ai 2018 che abbiamo assaggiato prima, è sicuramente un po' più grasso, un po' più ciccione, un po' più rotondo. Poi l'apporto della carotina, secondo me, qua si sente tanto, sia al naso con delle note quasi vegetali e speziate, ma soprattutto in bocca, perché ha quella nota di nuovo di spezia molto evidente. E poi ha una trama tannica che, ad esempio, il Munalos non aveva. Ha una trama tannica decisamente vibrante, per usare un eufemismo, se non quasi dura. È un vino giovane, ecco. Mi viene da dire il Carmattè 2017 in questo momento è un vino giovane. Sì. E questo, a differenza, diciamo, del Munalos, si fa diciamo, fino all'estate, primavera-estate, in acciaio, poi va un anno in botte sempre da 2000 litri e ci rimane dentro per un anno. Toglimi una E poi. curiosità, visto che allora sia il Tarlap che vabbè un Merlot, sia il Camattè fanno legno, ma come mai il Tarlap, a mia sensazione, il legno era più evidente mentre il Camattè no? Perché nel 2017 abbiamo comprato due botti nuove da 2000 litri che l'anno successivo sono state usate per il Tarlap. Quindi questa è dovuta senza dubbio a questo, quella differenza percezione del legno. Non lo usiamo mai per il nebbiolo, diciamo, la botte nuova, no? Di conseguenza
l'abbiamo usata per il Merlot. Gli abbiamo fatto prima, sai, come sempre, il trattamento con l'acqua e sale, eccetera, però ha una cessione diversa, sicuramente. La botte usata è imbattibile, non c'è sfida. Nella vostra tradizione sempre solo botte grande o anche barrique o tonno più piccoli? Allora, nella tradizione si è tendenzialmente botte, nella tradizione ossolana si usavano le botti, poi di diverso taglio, c'era il 10, il 20, il 15, fatte su misura sulla cantina. Diciamo negli anni 90 noi come cantina usavamo un pochino di più la barrique, ma anche per un discorso quantitativo poi si faceva, perché insomma non c'era anche abbastanza quantità per fare volume per utilizzare le botti grandi. Adesso si usano solo botti grandi e diciamo da polmone qualche tonno. Senti, piccolo spazio pubblicità, Calmatè è anche il luogo dove voi avete la cantina, ma se non ricordo male avete anche un hotel turismo o un bed and breakfast. Bed and breakfast, esatto, quindi proprio è una casa del 1500 e abbiamo le cantine di invecchiamento. Adesso abbiamo sistemato la stalla, quella che era la stalla in pietra, l'abbiamo fatta diventare una piccola cantina anche lì. Sopra c'è la, diciamo, sala degustazioni e pernottamento. Quindi facciamo sia visite che diamo la possibilità di pernottare nella nostra cantina. E come dicevi all'inizio tu, Oira secondo noi è un piccolo gioiello nelle Alpi e notiamo che è molto apprezzata. Noi abbiamo la fortuna di avere la casa di famiglia lì, quindi ne approfitto. Sono d'accordo. Senti, adesso andiamo nel cuore delle Valli Ossolane con il nebbiolo che viene chiamato da voi Prunent. Quindi l'accento è sulla voce. Prunenda Pruina. Ok, Pruina. Quindi Prunent 2017 Valli Ossolane Nebbiolo Superiore. Qui sì. Però hai scelto di mettere il nome del vitigno. Sì, l'abbiamo messo e... Aspetta. Ok. Aspetta, tenimi che mi svuoto il bicchiere che... Ok. Allora, l'abbiamo messo anche per collegare immediatamente il Prunent al nebbiolo. Nel senso che comunque vogliamo fare chiarezza, rendere chiaro il fatto che il Prunent sia un nebbiolo, non è un altro vitigno. Il Prunent è l'ecotipo di nebbiolo che si è adattato alle condizioni ossolane e si è adattato da secoli, secoli, secoli. Prima testimonianza scritta è 1309 di questo Prunent, quindi di questo nebbiolo. Cioè è testimonianza del fatto che in Ossola il nebbiolo fosse coltivato dal 1309 ed era già considerato il miglior vino. Quindi è un po' per avvalorare il fatto che in Ossola la coltivazione del nebbiolo è un affatto parecchio antico. Non mi piaceva dire che coltivate il Prunent ma non è nebbiolo. No, è nebbiolo, ci sono le analisi del DNA, di conseguenza lo mettiamo. Ok. Come nasce il Prunent? Allora, come nasce il Prunent? Il Prunent nasce innanzitutto dalle vigne più vecchie che abbiamo, quindi età media abbastanza elevate, sì, 70-80 anni. Fa una vinificazione di quasi 2 settimane sulle bucce, sempre molto molto delicata, non ci sono rotture violente del cappello. Dopodiché, come il Calmatè, fino all'estate riposa in acciaio. Dopodiché si fa un anno di botte grande, botte da in questo caso 20 ettolitri. Non è tagliato con la croatina, quindi è un nebbiolo in purezza.
e dal proveniente. Quindi noi siamo molto, molto... Che, dicevo che è nebbiolo, che ok che il proveniente è nebbiolo, però è un nebbiolo che è stato propagato per secoli in ossola. Quindi noi utilizziamo il clone proveniente per produrre il proveniente. Questo è un aspetto importante. E quindi quando dovete sostituire delle fallanze, cosa fate? Sostituire le fallanze, abbiamo il vivaista che ormai quasi 30 anni fa l'Associazione Produttori Agricoli Ossolana ha fatto isolare e risanare diversi cloni all'interno del prunente. Quindi abbiamo addirittura 9 sottocloni del prunente e vengono fatti replicare e impiantati. Okay. Quindi, allora, ci sono ancora delle franche di piede. Quindi... Ah, ecco, questo infatti te lo volevo chiedere, visto che tu prima parlavi di 150 anni, quindi a piede franco tutti gli effetti. Sì, sì, sì. Sono ancora parecchie franche di piede. Ok. Guarda, rispetto al Cad Mattè ovviamente ha un'eleganza maggiore, sicuramente la croatina del Cad Mattè si sentiva in pieno e gli dava una spinta diversa. Qui invece la spinta così evidente non c'è, è molto elegante, una trama tannica comunque sempre molto viva, anche qui è un tannino ancora più integrato ma sempre vivace. Sì, sì. Ma anche qui mi viene da dire è un vino che ha molto da dare nella prospettiva lunga. Sì, anche secondo me è un po' la caratteristica, quello del tannino comunque vivo, dei nebbioli che noi consideriamo comunque giovani. Io, a me piace anche, non mi va di dire, ah sì, un nebbiolo giovane, ho iniziato a venderlo, però è da bere fra 10 anni. Perché comunque io credo anche molto nelle espressioni giovanili dei nostri vini. E ti dico, se non l'avessi ritenuto pronto, non l'avremmo cominciato a vendere. Però sì, assolutamente, è comunque anagraficamente giovane e sicuramente ha un'evoluzione che mi dà fiducia. Il fatto che sia comunque un vino... Sarebbe stato peggio se fosse un tannino morto rispetto a un tannino vivo. E, quindi insomma, sì, avrà una sua evoluzione. Tu prima molto velocemente hai detto sono in azienda da 5 anni, quindi da un tempo relativamente piccolo, sì. Giusto? Sì, 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 sì. Però immagino che in passato tu comunque abbia vissuto in qualche modo quella che è stata l'avventura vitivinicola dei Garrone. Sì, sì. Da assaggiatore, sì. Qual è il prunent più vecchio che ti è capitato tra le fauci e come tende a evolvere il nebbiolo delle Valli Ossolane? Allora, a parte un 1963 fatto da qualche mio parente, diciamo i prunenti commerciali assaggiati, il più vecchio è stato un 99, quindi annata stratosferica, e che è stato veramente emozionante. L'ho bevuto un paio di anni fa. Allora, tende tra l'altro a concentrarsi nel colore, e ha un'evoluzione che a me fa impazzire molto sulle erbe, sulle botaniche, balsamiche, diciamo rododendro, questi fiori di montagna, questi che ti ritrovi... Un'anima montagnarda che viene fuori. Sì, esatto, no, assolutamente. E chiaramente tende a mantenere, come è normale che sia, questa finezza, il corpo non è mai muscoloso, neanche nel 99, e sì, ha questa evoluzione da vino di montagna, insomma. Ritorna ancora più alla terra d'origine, evolvendo. Mentre tu chiacchieravi, facendomi un po' sbadare per questa tua esperienza con il 99, ho riassaggiato il Prunent 2017. Adesso che un po' nel bicchiere si sta distendendo e sta venendo fuori anche una nota salata evidente.
cosa che negli altri, forse anche legata alle annate diverse, veniva fuori in maniera molto meno evidente. Adesso c'è quest'anima effettivamente sapida, minerale, usiamo questo termine anche se rischiamo di essere impallati. Ma è un tabù, non si può più dire. Non si può più dire. Ok, senti, chiudiamo con la nostra degustazione con l'ultimo vino che, se non ricordo, è il secondo o il terzo anno di produzione, giusto? Secondo. Il Prunent 10 Brente annata 2016, che immagini che 2016 deve essere stata una gran bella annata, se ricordo bene. Sì, molto molto classica, molto molto classica, con tanto sbalzo termico tra giorno e notte, tra settembre e ottobre. Abbiamo vendemmiato tardi, ma non ha dato problemi, non perché non maturava l'uva, ma perché ha avuto una maturazione, diciamo, lenta e ma costante. Quindi è stato poche piogge nei momenti giusti, giusti carichi sulla pianta. Quindi insomma a me ha dato soddisfazione. Perché diversificare due prodotti? Allora, perché questo è, diciamo, l'inizio della, diciamo, zonazione, ecco. A parte il fatto che il Prunicibente è stato il mio primissimo vino fatto veramente da me, nel senso che nel 2015 ero tornato a casa e chiese a mio padre, mi dai un po' di uva che provo a fare qualcosa di mio, così. Ho preso ovviamente l'uva migliore che aveva, sottratta, e ho fatto questa piccola vinificazione. L'ho preso già con l'idea di vinificare sempre quelle parcelle lì tutte vicine ed è andato avanti questo progetto. Progetto che, tra l'altro, ti anticipo già, nel 2016 è stato ancora di 600 bottiglie, 2017 idem, 2018 non è stato fatto. Quest'anno abbiamo fatto 20 quintali di vino, perché abbiamo ritirato tutto quell'appezzamento e ci ha permesso di lavorarlo, lo lavoriamo noi e lo vinifichiamo noi. Meglio, l'anno scorso mi avevi parlato di utilizzo di lieviti selezionati. Sì, fa fermentazione spontanea questo. Lo tengo separato e la fermentazione la fa sui propri lieviti. Tra l'altro, appunto, nel 2016 è stata anche lì una fermentazione abbastanza lenta, perché comunque faceva sempre fresco di notte, quindi rallentava e insomma sono usciti fuori dei bei profumi, secondo me. Questo è lieviti indigeni, tengo separato totalmente dall'altro. Mi stupisce l'espressione del frutto, un frutto croccante, croccantissimo in questo momento, sia al naso sia in bocca. Anche in questo caso gli fai fare affinamento in legno in botte grande? No, in questo caso uso un tonno strausato, quindi fatto su un tonno che era l'ottavo passaggio. Mi sono accertato che non avesse, diciamo, deviazioni, che non avesse strani odori, però era un tonno molto usato. L'obiettivo è quello, appunto, di non dare influenza legnosa. Lo sarà dal 2019 la 20 litri, da quando ho iniziato a vinificarlo in maniera, diciamo, più volumicamente parlando, più importante. Dimmi una curiosità. Tra il Prunent 2017 e il 10 Brente 2016, secondo me c'è uno iato abbastanza profondo, ma soprattutto legato a un aspetto, la beva. Il 10 Brente ha una beva, non dico assassina, ma molto evidente, cioè invoglia a bere. Il Prunent 2017 invece è un po' più austero, un po' più distante. Sì, da cosa è legato? Dall'annata? Da come lo hai lavorato, secondo te? Allora, secondo me è molto legato all'annata, devo dire, perché a 2016 è un pochino più, non aggressiva perché non è il termine giusto, però ritmica, ecco, ha una,
un attacco subito molto deciso in bocca e prosegue per tutta la lingua centro bocca e anche il, diciamo, un finale parecchio attivo. Il problema 2017 invece è, come dicevo, un pochino più, più timido, ecco, forse anche un po' più delicato, se, per non usare... Sì, ho usato il termine austero perché appunto, avendo detto che è giovane, magari c'è un'espressione anche del fatto che si deve distendere di suo e quindi si concede poco. Però ti dico, poi sicuramente c'è anche un discorso di origine delle uve. Questo è importante, nel senso che se il 10 Brent fosse stato poi uguale al Prune normale, allora mi sta a dire, cavolo, che senso ha continuare su questa strada? Ecco, ma perché, perché hai scelto proprio quelle vigne? Cos'è che ti ha fatto pensare al fatto che quello fosse un cru assolutamente evocato? Allora, innanzitutto la storicità della zona, cioè quella lì è una zona che storicamente dava grandi uve. Quella lì dove ci troviamo geograficamente parlando? Siamo nella zona di Pello, okay. Di Trontano, ok? Ed è una zona che qua in Ossola, chiaramente fuori dall'Ossola forse è più difficile conoscere, però... A livello di tradizione noi sappiamo che da lì, non è l'unica zona assolutamente, però che da lì escono dei grandi vini. C'è ancora tanta vigna per i nostri parametri. Di conseguenza ho iniziato a dire, beh, anche pensando a un'evoluzione nel futuro, cominciamo da una grande zona che... anche la possibilità di vinificare un certo quantitativo. E così è nato. Poi le piante, anche lì, la vigna ha anagraficamente, cioè da registri, più di 100 anni. Quindi insomma, giochiamo per vincere, ecco, con quelle uve lì. Va bene, Matteo. Senti, innanzitutto grazie per il tuo tempo, la tua disponibilità, l'avermi mandato le bottiglie, aver avuto anche la voglia di chiacchierare, seppure così in maniera distante e in video con me. Che dire, è stata una bella visita virtuale, ci hai fatto sentire quello che è un po' la particolarità delle Valli Ossolane, assolutamente. Ovviamente, come tutte le cose, è sempre meglio vedere di persona che non in video, e anche i vini è sempre meglio assaggiare di persona che non in video. Detto ciò, ribadisco il ringraziamento per il tuo tempo e la tua pazienza. Figurati, anzi, poi sai la cosa, poi insomma, farsi anche lì, quando vieni su DAS possiamo anche assaggiare dalle botti, si vede un po' anche tutta l'evoluzione, quindi è sempre uno scambio di pareri, idee, che mi fa piacere avere. Grazie a voi. Grazie a te in questo caso. E ci vediamo presto, speriamo, dai. Lo spero assolutamente. Grazie Matteo, a presto. Grazie.